Marketing per crowdfunding. In questo video vi spiegherò come strutturare un marketing veramente efficace per la tua startup. Allora, va fatta una premessa. In Italia ci sono diversi tipi di marketers, diverse persone, associazioni, aziende, però sostanzialmente hanno lo stesso modo di procedere e soprattutto di ragionare nella fase iniziale, tralasciando molto spesso quelli che sono gli aspetti fondamentali che poi portano al successo o all'insuccesso, appunto, dell'operazione in generale. Io ho visto tante operazioni diciamo, di comunicazione, di marketing per accedere a finanziamenti, che poi alla fine non hanno portato a nulla, nel senso che la maggior parte degli investitori magari sono stati trovati offline oppure trovati tramite conoscenze personali o passaparola o altre situazioni. Non volendo comunque abbandonare il canale tradizionale, che è molto importante, soprattutto il contatto diretto con gli investitori istituzionali e privati professionisti, occorre, a mio avviso, non sempre, ma spesso, organizzare appunto quella che è una campagna di comunicazione che sia veramente efficace. E come si fa a farla? Te lo dirò adesso. Allora, l'idea: questo è un video che sarà molto strutturato, quindi se non avete tempo, meglio che lo abbandonate subito, perché sarà un video che sarà a livello di contenuti esclusivo, ma molto strutturato. Partiamo che ogni startup parte da cosa? Ogni startup parte da un'intuizione che ha l'imprenditore, un'intuizione che magari entusiasma quello che è l'imprenditore, che però ha la necessità, da intuizione, a essere traslata, tradotta e diventare percezione per gli investitori. La percezione, innanzitutto, che cos'è la percezione? La percezione è una sensazione inconscia che si deve creare nell'investitore, che fa sì che la vostra intuizione venga percepita non solo come valida e fruttifera nel futuro, ma che venga percepita come una cosa che non si può perdere, un'occasione che non si può perdere. L'intuizione e la percezione. Quindi parliamo di percezione. La percezione, per esempio, è quella sensazione che voi avete, per essere chiari, perché è un termine che è molto lato e quindi può essere interpretabile in diversi modi. La percezione è quella che voi avete quando, non so, entrate in un ristorante o in ogni altro tipo di attività commerciale, che deve essere molto coerente con quello che poi il servizio, con quello che poi viene erogato. Ok? Ad esempio, una delle percezioni più belle, ma non più belle in assoluto perché è creativa o è nuova, è la percezione che si ha nel momento in cui si entra in un negozio che vende materiali cinesi. Non so se avete visto questi negozi che in Italia spopolano su tutte le grandi città, ma anche piccole, dove queste cineserie, che possono essere comprate a poco prezzo, tutto a 1 euro per esempio, o prodotti magari di bassa gamma, che però hanno il vantaggio di un costo molto, molto basso, relativamente molto basso. Infatti, dentro questi store voi potete acquistare dall'elettronica base ai vestiti, alle scarpe, agli asciugamani, tutti i prodotti per la casa. Sono store che non sono verticali da un punto di vista di offerta prodotto, ma sono estremamente molto verticali nel concept, nel fatto che voi potete acquistare al prezzo più basso possibile. Questa percezione è una percezione che è coerente con quello che viene offerto, perché realmente è così. Allora, noi abbiamo una startup, abbiamo un'idea che è nella testa dell'imprenditore e dobbiamo trasformarla in una percezione estremamente attraente che però sia coerente con l'idea. E questo è il concetto base più complesso. Concetto base più complesso, perché spesso si crea, per motivi strumentali, i marketer non ci pensano, creano una campagna di comunicazione che magari è molto bella e anche tecnicamente eseguita ad opera d'arte, ma non considera questo aspetto, non considera appunto la coerenza che c'è tra intuizione e percezione. Ok, allora per fare questo occorre che in fase di validazione dell'idea, queste lunghe giornate, questa lunga giornata che si spende in studio da me,
dove si va a valutare insieme agli altri professionisti quello che è la tua idea a 360 gradi, quindi a individuare quelli che sono i punti di debolezza o i punti di forza, la correzione eventualmente dei gap di debolezza. Ecco, in questo caso, in questa giornata, normalmente dalla discussione, perché sono 4, 6, 8 ore di confronto tra più persone, escono delle percezioni che vengono da noi acquisite. Da voi, da parte vostra, è difficile che voi aveste queste percezioni perché avete in mente l'idea, magari siete anche entusiasti, ma noi che ne sappiamo ben poco perché abbiamo appena firmato l'NDA e ci sediamo a parlarne, la percezione la subiamo, l'acquisiamo a livello inconscio. Ecco, in questa fase di validazione, in sostanza, teniamo queste sensazioni e questi input che ci vengono dati in maniera diretta, ma anche in maniera indiretta da voi, per cominciare a scrivere a lato, appunto, come deve essere la percezione perché sia coerente con l'erogazione del prodotto o servizio, e questo viene fatto in fase di validazione. Una volta che abbiamo stabilito la percezione che dobbiamo trasmettere, dobbiamo capire come si trasmette questo tipo di percezione. E anche qui è un casino, nel senso che dipende dal tipo di settore. Se voi avete una startup che aggredisce il mercato del lusso, ad esempio, per trasformare una percezione, ammesso che il prodotto alla fine sia veramente di lusso, che non sia fintamente di lusso, abbiamo bisogno di trasformare la percezione, di creare appunto questa percezione tramite un'affermazione magari sociale. Abbiamo necessità di ingaggiare dei personaggi pubblici, abbiamo necessità di ingaggiare dei personaggi che sono verticali su quel settore del lusso che voi volete aggredire. Ecco, questo è un esempio di. E poi come deve essere fatto il design? Che suoni occorre utilizzare nelle campagne pubblicitarie? Che immagini occorre utilizzare? Qual è i discorsi, il copy e lo script che va creato, le parole, quindi anche all'interno del copy e all'interno appunto dello script. In questo caso occorre una conoscenza sociologica, esperienza di vita e conoscenza sociologica. Infatti nel nostro team abbiamo una sociologa molto brava, Valentina, che ci aiuta tantissimo in questo tipo di processo, perché la sua conoscenza di questi meccanismi inconsci è molto approfondita e ci dice, e impariamo tutte le volte delle cose ovviamente a cui noi non avevamo pensato. E ovviamente serve anche un'esperienza, per quello che il nostro team è multietnico e multi-age a 360 gradi, e quindi abbiamo delle persone che hanno 25 anni e delle persone che ne hanno 52. Io sono il più vecchio, tenuto bene, ma sono il più vecchio, che in sostanza possono essere molto più vicini a livello inconscio e conscio nel target di età di riferimento. Parlando sempre di percezione, pensiamo a un portale che fa del business finanziario, che vende e compra immobili, azioni, qualsiasi cosa voi volete. Qui la consacrazione, perché in questo caso io dico la consacrazione di media come, che ne so, il Sole 24 Ore o riviste di finanza, Newsweek o altre cose, e la consacrazione appunto di quest'idea è molto importante perché crea un traino e lo ufficializza. Un conto. Cioè, parliamo sempre di un business di carattere finanziario. Un conto è avere una recensione, magari un'intervista fatta dal Corriere della Sera, dal Sole 24 Ore, nel reparto economia startup. Voi capite che gli investitori, vedendo che un media di questo livello, con questo tipo di autorevolezza, si interessa alla vostra startup, alla vostra idea, crea un hype, un entusiasmo da parte nei confronti degli investitori che diventa complesso trattenersi dal finanziarvi. Ecco, poi serve folla, serve il concetto dell'affollamento, è molto importante. Il concetto dell'affollamento è un concetto che si può trasferire dall'offline all'online. Avete mai pensato alle fiere? Vedete che ci sono degli stand nelle fiere di qualsiasi tipo di attività, di settore, che sono pieni di persone, che magari sono in fila per aspettare di vedere, altri stand che sono completamente vuoti. Gente attira gente.
Quindi noi dobbiamo sfruttare questo concetto anche nella campagna. Nel momento in cui abbiamo un investitore istituzionale che entra, che ne so, il gruppo Azimut, Intesa, qualsiasi tipo di investitore di importante, e ovviamente noi dobbiamo comunicare questa cosa in anticipo, prima di aprire il crowdfunding. Abbiamo già un accordo pre-campagna con il gruppo X, con la banca di Ginevra, faccio un esempio. Ecco, in questo caso noi creiamo una condizione di potere e di autorevolezza incredibile nel caso del settore finanziario. Però ovviamente tutte queste azioni non c'è una regola, ci sono delle regole che sono le fondamenta e sono base per tutti, perché la macchina, il cervello umano funziona in determinato modo, quindi noi dobbiamo agire su certi tipi di leve. Ma dall'altra parte vanno tutte declinate, questa è la fase più complessa, a seconda del pubblico di riferimento, la segmentazione. Sia dal lato, diciamo, consumer, dal lato accounts, dal lato nuovi clienti che entreranno e anche dal lato dei finanziatori. E anche nel lato finanziatori andiamo nelle due macro categorie dove la comunicazione deve essere diversa. Un conto è una comunicazione nei confronti di investitori istituzionali e un conto è la comunicazione nei confronti di investitori che non sono dei professionisti, che magari la prima volta che fanno un investimento lo fanno con voi per finanziarvi. Quindi questi sono aspetti molto importanti, i quali devono essere analizzati prima di creare il copy, prima di creare la landing page, prima di creare tutto. E anche questo è un lavoro di un giorno, 2 giorni, concettuale, che va fatto insieme all'imprenditore, insieme a un sociologo, insieme a un tecnico, a un marketer, insieme ovviamente anche a me che ho un'idea più generale, riesco già a capire dall'inizio come si svilupperà il discorso generale di marketing in futuro. Esempio, un altro esempio della percezione è la percezione, perché poi la percezione si declina sui sensi dell'uomo, cioè sull'olfatto, sul gusto, sul tatto. Esempio, avete mai preso in mano un computer Apple che è fatto tutto in metallo, vi dà una percezione di qualità? Stessa macchina fatta con lo stesso hardware, lo stesso software, se fosse stata fatta in plastica e quindi non aveste questa percezione tattile, inconsciamente lo percepireste molto inferiore a livello qualitativo, anche se in realtà è uguale e magari anche più leggero, quindi sarebbe anche più comodo da un punto di vista puramente oggettivo pratico averlo in plastica. E l'altro discorso è la percezione che deve essere correlata al vantaggio che l'utente ha. Nel senso che tanto capire perché uno deve fare l'investimento, il vantaggio potrebbe essere per uno scopo economico, spera in una rivalutazione della quota, spera nella divisione dei dividendi. Potrebbe anche semplicemente essere, e il crowdfunding di questo tipo è una cosa che noi non facciamo, ma funzionano per aiutare altre persone, quindi crowdfunding donation, declinato in donation, a fondo gratuito per la fame in Africa, per i bambini che hanno delle malattie. Non so se avete mai visto sulla TV queste pubblicità che sono estremamente onerose, che creano molto dolore e fanno azioni nei confronti dello spettatore, dell'utente, che dona soldi magari per la ricerca di medicine speciali per bambini che sono affetti da malattie non comuni, particolari. Ecco. Quindi il primo aspetto, poi farò degli altri video dove andrò a declinare, voglio fare una serie di marketing perché in un video non riesco a fare tutto. Noi prima dobbiamo preoccuparci di un aspetto che ridotto in maniera riduttiva, lo dico, è la trasformazione dell'idea, dell'intuizione che tu hai avuto riguardo la tua startup, dobbiamo trasformarla nella percezione. La percezione che noi andiamo a dare deve essere declinata a seconda del segmento di pubblico, e a seconda dei vari vantaggi che può offrire a un segmento piuttosto che a un altro. Spero di essere stato di avervi detto una cosa che non sapevate e se vi piace il canale iscrivetevi e alla prossima, Sebastian di Appdora Italia. Ciao.